Posso, Presidente? Sì, avvocatore Ripisci. Sì, avvocatore Ripisci, difesa Salvatore Borsellino. Buongiorno, dottoressa. Nel periodo in cui il dottor Borsellino tornò da procuratore aggiunto a Palermo, fino al 19 luglio, lei ebbe mai notizia da lui di partecipazione ad attività di ufficio del dottor Borsellino con il dottor Signorino? Anche per ragioni di collaborazione? Di lavorare assieme per qualche indagine, per qualche attività di ufficio? Non me ne ha mai parlato. Se nel periodo palermitano del dottor Borsellino egli ebbe rapporti con il dottor Giuseppe Ayala? Cioè, non è che... non è che non lo so, cioè sono tutte persone che si... verosimile che si frequenti, cioè non la verosimiglianza non è... naturalmente cioè, non quello è che risulta a lei. No, esatto. Non è che mi ricordo che un giorno li ho visti assieme, ma era una cosa che poteva accadere in modo molto banalmente ordinario, cioè non... Ma ad esempio lei sa se lei intanto li ha visti mai insieme nelle occasioni in cui lei incontrò? No, nelle occasioni in cui sono andato no. Ha avuto notizie dal dottor Borsellino di avere incontrato il giorno prima, il giorno dopo incontrato? No. Non è mai capitata un'affermazione di queste del dottor Borsellino? No, assolutamente no. Senta, a proposito del... Dico, c'è anche da dire che non è che la cosa io necessariamente me la devo ricordare. Voglio dire, non è che, che Ayala si incontrasse con Borsellino, dico, oddio, che cosa strana. Può darsi che io li abbia visti assieme e non me lo ricordi perché non era un evento eversivo, ecco, questo voglio dire, insomma. Non ha un ricordo? Non ho un ricordo. Da poter riferire? No, un ricordo. A proposito dell'ovvio interessamento del dottor Borsellino per la strage di Capaci, lei ricorda se il dottor Borsellino ebbe se il dottor Borsellino pensò alla possibilità di una applicazione alla procura di Caltanissetta? Non lo so se specificò in termini così tecnici la sua intenzione. Può darsi pure che lui abbia pensato una cosa del genere, non so in che termini fattibili, visto che lui era un procuratore aggiunto, ma comunque è possibile, avrebbe fatto qualunque cosa, diciamo, per interessarsi di quelle indagini più da vicino, questo sì, quindi può darsi pure che abbia espresso questa idea un poco, diciamo, originale. Magari. Lei ebbe netta contezza del suo... contezza, tanta contezza da avergli qualche volta detto, dico, ma scusami, ma... A che titolo? Ma non fare cose che poi ti espongono oltre l'esposizione che già c'era. A queste sue, come dire... non gliene poteva fregare di meno delle mie... Qual era critiche. La risposta alle sue continuerò, è compito mio, è mio dovere morale, eccetera, eccetera. Le riferì pure in termini generici una qualche sua impressione sulla strage? Filone, no, assolutamente no. Non chiedevo assolutamente... Già mi sembrava abbastanza sovraesposto, quindi devo dire che non delle indagini su Giovanni con Paolo non ho mai parlato. Non so se per tutelare lui più che altro. Prima della morte del dottor Borsellino, lei ebbe notizia del fatto che egli stesse raccogliendo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Schembri? Sì. Lei ne ebbe contezza prima? Sì. Riesce a... Ne ebbi contezza prima perché, le spiego subito, quando il dottore Borsellino è morto domenica, io ho avuto dei problemi con le collaboratrici di giustizia, che non so che del processo che io seguivo, questa è la mafia di Partanna, avevano avuto dei problemi con il servizio di protezione. E io avevo parlato... Si tratta di Rita Atria? Rita Atria e Pieraiello.
e io avevo avuto la il dottore Borsellino aveva telefonato a Marsala e il, se no, o il giovedì o il venerdì antecedente alla domenica, quindi o il 16 o il 17. Sì, io, sì, ha ragione. E quindi comunque io ricordo giovedì o venerdì, e aveva parlato al telefono col dottore Salvo, che era un altro sostituto della procura di Marsala, per ragioni. Io gli dissi passamelo, perché gli devo parlare di Piera e di Rita, che hanno avuto dei problemi col servizio di protezione. Gli parlai telefonicamente e lì uscì fuori che aveva sentito, che stava sentendo, che era andato questo dato Schembri. E questa è la prima volta in cui lei apprende di questa circostanza, no, di darsi... Schembri? No, guardi, non lo sa dire. Sono sincera, io potevo saperlo anche prima che lui andava a sentire Schembri, anzi probabilmente l'avrò saputo anche prima, ma non era solo Schembri, c'erano anche altri, sì, che di questo momento il nome non me li ricordo. Potrei anche averla saputo prima. Certamente in quell'occasione lui mi disse sono andato, sto andando, ci sono stato, una cosa del genere, questo sicuramente. Altri collocati in che contesto? Erano della stessa provenienza geografica? Per quello che ho capito io, lui andò in Germania ed erano tutti una serie di soggetti della stessa provenienza geografica. Sì. Ricordo io. E che tutti erano collocati in Germania? E lui sì, io ricordo che erano tutti collocati in Germania, sì. Le parlò, ci fu occasione fra di voi di parlare della uccisione del maresciallo Guazzelli? Intanto le chiedo se lei avesse mai conosciuto, avesse mai parlato, avesse mai saputo dell'esistenza di questo sottufficiale. Certo, lo conoscevo. Il maresciallo Guazzelli era uno dei... utilizzava come confidente un pentito di un mafioso di un processo che io ho istruito, il processo di Partanna, perché... era il confidente di Accardo, di in questo momento, vabbè. Era il raccoglitore delle confidenze. Raccoglitore delle confidenze di Accardo, è quello che lui trovò la pistola, insomma, in un processo fece una testimonianza, diciamo, a favore perché di questo mafioso, sostanzialmente perché era un suo confidente. Ecco, no, quindi Guazzelli lo conoscevo benissimo come investigatore. Che Paolo mi abbia parlato dell'omicidio di Guazzelli. Oh, signore mio Dio. A questo punto, tanto più, visto che si trattava di persona uccisa, conosciuta da entrambi. Sì, conosciuta da entrambi, sì. È possibile che me ne abbia parlato, però adesso io non è che mi ricordo i particolari. Lei ha ricordo se si occupò lui delle indagini nell'immediatezza, nei primi tempi, sull'omicidio Guazzelli, che è del 4 aprile 92? Ma certo, lui in quell'epoca si occupava sicuramente di tutta la mafia grigentina. Sì. Si occupò, mi ricordo, di un tizio che si chiamava come lui, un suo omonimo, Paolo Borsellino. Ucciso sì. Pure. Ma guardi, io ritengo che con Paolo di questo omicidio Guazzelli, ma perché? Perché dico, magari un altro omicidio non avremmo parlato, proprio per le ragioni che dice lei. A me l'omicidio Guazzelli fece molta impressione investigativa, diciamo. Certo. Perché lo conoscevo, poi era considerato un investigatore molto addentro, era una persona di grande esperienza, sicuramente ne abbiamo parlato, poi che cosa ci siamo detti io? Non è in grado in questo momento. No, però che ne abbiamo parlato sono sicura, perché io gli avrò fatto un sacco di domande su questa cosa, perché mi interessava nel processo alla mafia di Partanna, cioè non era una cosa, certo, per me irrilevante. Quindi io a mia memoria, quando lei mi ha detto omicidio Guazzelli, subito ho pensato chissà quante volte ne abbiamo parlato, però... che cosa mi abbia detto, mi abbia potuto dire, non lo ricordo più. Va bene. Senta, quanto a Gaspare Mutolo, lei ebbe notizia dal dottor Borsellino che egli aveva cominciato a raccogliere dichiarazioni di Mutolo? Non direttamente, io ebbi notizia dal dottore Ingroia e dal maresciallo Canale il lunedì mattina dopo l'omicidio di Paolo. Questo lei l'ha detto in riferimento anche alle affermazioni relative al dottor Signorino, sì, e al dottor Contrada. Sì. No, io le chiedevo in generale... Se sapevo prima... al di là di quello che Mutolo avesse dichiarato, se lei aveva saputo prima che Mutolo aveva iniziato a collaborare. Eh sì, credo di sì. Sì, credo di sì. Da chi? Bella, da chi? Potrei averlo saputo dal dottore Borsellino. Lei non ha un ricordo? No, potrebbe averlo avuto dal dottore Borsellino, però non lo è molto verosimile che io l'abbia saputo dal dottore Borsellino, però. Non ha un ricordo di una conversazione con lui al riguardo di Mutolo? Ma parlavamo ogni giorno, quindi... Lo so. No, non lo ricordo. Però che io lo sapevo che lui avrebbe raccolto le dichiarazioni di Mutolo,
Sì, sicuramente lo sapevo prima. Non sapevo ovviamente quello. No, di là del merito. Al di là del merito, esatto. Sì, lo sapevo. Senta, lei poco fa ha spiegato di non essere mai stata sentita dalla procura di Caltanissetta, diciamo, negli anni 90. Mettiamo mai, in fino al 2009. Fino al 2009. Sì. Lei però, risulta dal verbale, ha fatto riferimento a un colloquio telefonico da lei avuto col dottor Cattella. Mi ricordo proprio che quel giorno sentì la sensazione di qua, meno male. Può darsi che mi telefonò il dottor Cardella, Fausto Cardella. Io ricordo era già passata l'estate, quindi probabilmente. Nel verbale si dice settembre. Sì, in autunno, sì, subito dopo l'estate, sì. Mi telefonò il dottor Cardella e mi disse come si fa normalmente in questi casi con i colleghi, sai, preparati, cioè a venire tra una settimana, due settimane ti citeremo. Io dico sono a disposizione, quando volete vengo, e poi non ho saputo più niente. E settembre di che anno? 92. 92? Sì, 92. Le chiedo se ha ricordo se, seppure in sintesi, telefonicamente al dottor Cardella riuscì a... No, io non dissi nulla, no. Di quello che avrebbe potuto riferire? Assolutamente no, lui mi disse, sai, ti vogliamo sentire, io dissi, sono a disposizione. Era la prima volta che lei sentiva il dottor Cardella? Sì, io tra l'altro non credo di non conoscerlo il dottor Cardella. Forse dopo l'ho conosciuto. Quindi negli fu anni. Solo una telefonata di mera cortesia, preannuncio della convocazione. Non lo conoscevo il dottor Cardella io. Poi lei non venne più convocata? No. Senta, dell'episodio dello sfogo del dottor Borsellino nel suo ufficio davanti a lei, al dottor Russo, lei ha detto di averne comunque sempre avuto ricordo, e di averne comunque parlato ripetutamente sia con suo marito, cioè il dottore Petralia, sia il dottor Russo. Sì. Ha ricordo se le capitò di parlare con altre persone oltre a... Sono certa di non avere parlato con altre persone, non ricordo. Sono con certa. Questi due invece è certa di averne parlato con mio marito e col dottore Russo, sono certa. Ma sono certa di non averne parlato con altri, non sono solo certa. Ho capito. Ecco. Poi ne parlai occasionalmente col dottore Lari, che tre giorni dopo mi convocò. Per segnalare, per dire, guarda, io a questo punto... Visto quello che leggo... Mi devo confessare, come dire, ho fatto una cosa sbagliata. Ecco. Senta, a proposito delle... parole del dottor Canale, critiche circa l'eccessiva confidenza del dottor Borsellino nei confronti dei vertici del ROS. Sì. Ecco, lei ha detto, certo, il maresciallo Canale era anche una persona particolare che aveva questo suo rapporto. Era geloso il dottor Borsellino, in senso buono. Sì, l'ho inteso. Volevo chiederle però se questa era solo una sua... deduzione di una possibilità che queste sue parole fossero, oppure lui in qualche modo disse qualcosa che le potevano... Ovviamente è una mia deduzione, no, è una deduzione dovuta alla conoscenza da tanti anni del dottore Canale e dei suoi rapporti col dottore Borsellino. Non è che lui in quell'occasione non è che lui mi disse io sono geloso. No, intendo dire, nelle parole del dottor Canale c'era qualche cosa che potesse significare... un riflesso di questo tipo? No, il problema è che il maresciallo Canale era, come dire, per me, per la mia esperienza, voleva l'esclusiva col dottore Borsellino qui, e questo spiega anche perché una cosa del genere io non la andai a dire a Paolo, cioè ho detto di vabbè, saranno le solite, diciamo, esclusività di Canale, che ama tenere Paolo tutto per sé, vede che Paolo si sta molto legando ad altri soggetti, ovviamente, perché non poteva continuare a lavorare solo col maresciallo Canale, insomma a Palermo non aveva senso, e questa cosa gli avrà creato, questa è stata la mia interpretazione. Sì. Canale non mi ha detto assolutamente, anzi lui accreditava questa cosa come una cosa seria, diciamo. E nel verbale lei riferisce questa circostanza al saluto alla procura di Marsala del 4 luglio. Non ci siamo parlati di questo argomento una volta sola, però perché la riferisco solo al 4 luglio? Perché il 4 luglio è quella che mi ricordo visivamente, cioè questo argomento con Canale l'abbiamo trattato più di una volta. Però
al 4 luglio me lo ricordo perché mi ricordo la scena, il posto dove eravamo, ed eravamo nello spiazzale di fronte, davanti al tribunale di Marsala. C'è una sorta di spiazzale interno dove si posteggia, non è interno, è davanti al tribunale, ma ci si posteggiano le macchine, è una zona separata da una, all'epoca non credo che ci fosse questa cosa, comunque è uno spiazzale davanti al tribunale, ed eravamo lì, io e lui, questo dico, per quindi ho una, mentre degli altri racconti sono sicura di averne parlato più volte, ma non saprei collocarli. Del 4 luglio lei è certa? Del 4 luglio mi ricordo. Lei è certa? Esatto, 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 è certo, sono certa. È certo, sono certa. Senta, lei, poi vediamo se è con chi ne ha parlato, nel giugno 92 ebbe notizie, anche dalla stampa o da qualunque fonte, di un documento anonimo inviato a più destinatari e poi sì, diciamo sì, convenzionalmente inteso come la lettera del corpo 2. Sì, sì, sì. Ne ebbe notizia sì, nel giugno. Sì, notizia, credo anche di averla vista. Quella con tutti quei nomi. Sì, sì, con una sì, lista sì, di sì, destinatari. Anzi, l'ho vista sicuramente, non credo di averla vista. Ricorda di averne parlato col dottor Borsellino? Se ne ha parlato. Questa è un'altra di quelle cose. Ma probabilmente sì, probabilmente sì. Non ha un ricordo però. No, no, ma sicuramente quella, era quella lettera fece scalpore, sicuramente ne avrò parlato col dottore Borsellino, però non ricordo che ci siamo messi a tavolino a raccontare, anche perché io poi quando parlavo col dottore Borsellino avevo sempre un sacco di cose da chiedergli sul mio lavoro, quindi di tutto il resto si parlava anche come parlano due persone che comunque hanno un rapporto di amicizia oltre che di lavoro, però... La sua attenzione naturalmente. La mia attenzione era soprattutto sulle cose di lavoro. Io sicuramente ne avrò parlato. Sa perché ne avrò parlato? Anche perché io avevo poi su tante cose di quella lettera, avevo magari delle consapevolezze che non venivano dalla mia conoscenza, ma probabilmente da quello che mi diceva Paolo, da quello che mi dicevano i colleghi di Palermo, più lo voi piuttosto che un altro, ecco, insomma non... Non ha alcun ricordo? No, non ho ricordo. Su questa cosa, no, non ricordo. Su ipotesi del dottor Borsellino circa l'autore? No, no, non ho ricordi, no. Con il maresciallo Canale, ricorda se si trovò a parlare con lui di questo, documento? Dottoressa, io le chiedo scusa perché... No, 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 nel senso che mi dispiace, non lo ricordo, non lo ricordo. Io ci provo. Cioè, sì, no, per carità, no, anche perché certe volte stimolare la memoria effettivamente... Io per esempio mentre parlo, però sì, comunque no, non mi ricordo di questa cosa, di averne parlato con Canale, però non lo escludo, perché siamo sempre lì, non parliamo di persone con cui io avevo rapporti formali, con cui si parlava di tutto, ecco. Senta, a proposito dell'invito ricevuto da lei e anche dal dottor Borsellino per Taormina Giardini Naxos dal dottor Sinesio. Sì. Quindi in epoca precedente, sicuramente al 19 luglio, le fu detto, le fu preannunciata l'identità di altre persone che ci dovessero essere? Cioè lei ha contezza di qualcun altro, oltre a lei, al dottor Borsellino, che era stato invitato dal dottor Sinesio? No, non ho contezza. Senta, a proposito del dottor Sinesio e di quella sorta di interrogatorio... Vabbè, faceva sostanzialmente il lavoro, sì. io non l'avevo capito. Sì, si è capito. Faceva il suo lavoro sostanzialmente. A proposito delle dichiarazioni che lei aveva reso al dottor Sinesio, in un verbale che dovrebbe essere quello del 14 luglio 2009, lei... riferì di di essere stata contattata dal dottor Ingroia. Esatto, sì, una volta il dottor Ingroia, adesso l'anno non me lo ricordo completamente, comunque ricordo che una volta il dottor Ingroia mi telefonò e mi disse, dice, ma sei stata tu a dire, non mi ricordo se direttamente a Sinesio, sì, di dire a Sinesio il fatto che Mutolo aveva parlato anche di Contrada. Io glielo dissi subito, sì, dico Antonio, in quella malaugurata giornata in cui venne Sinesio e io piangevo ed ero emozionata, dico purtroppo col senno del poi gli raccontai questa cosa. Dice, sai, perché poi dagli atti del processo è emerso che fu proprio questo il canale attraverso il quale questa notizia arrivò a Contrada, a quanto pare tramite De Luca.
Il dottor De Luca. Dottor De Luca. Cioè, sì. Ma io non sapevo, sono cose del dottor Ingroia, cioè sì, cose che mi ha detto. Sì, no, sì. Solo una precisazione le chiedevo, sì, seppure sì, pare scontato, però è meglio certificarle le cose. Sì. A proposito, di quale processo il dottor Ingroia le disse che questa circostanza è emersa? Era il processo a carico del dottore Contrada? Non lo so se questa telefonata lui me la fece in un'occasione del processo, sì, penso di sì, che me la fece in occasione del processo al dottor Contrada, perché pare che questa circostanza in qualche altro modo e da qualche altra fonte, forse il dottor Sinesio, non lo so, venne fuori e lui me ne chiese conferma per vedere se probabilmente questa cosa era vera e io dissi subito assolutamente sì. Posso peraltro che lei l'aveva presa proprio dal dottor Ingroia. L'aveva presa e lui lo sapeva. Quindi... senta, ricordo il periodo in cui il dottor Ingroia le chiese questa circostanza? Anche approssimativamente, in quale arco temporale si colloca, se negli anni 90, se c'era in corso il processo Contrada in quel periodo? Vabbè, se non lo ricordo, non lo ricordo. Prego, può continuare. Non lo ricordo. Grazie, solo un'altra... Certamente ero ancora a Marsala. Ah, mentre lei era ancora a Marsala, quindi se io ero ancora a Marsala, quindi lei fino a quando è rimasta a Marsala? Io sono stata a Marsala fino al 2000. Sì, va bene. Prego, però continuare. Altro non ricordo. Non ricorda se fosse PM o giudice? Lei. Che io ero giudice. Era già giudice? Sì, no, quindi ero sicuramente giudice. Dal 93 in poi? Sì. No, ero giudice. Questo me lo posso ricordare benissimo, ero giudice. Quella circostanza del... Anche perché credo che mi telefonò in ufficio. Sto cominciando ad andare, ed ero nella mia stanza a Marsala, quindi ero giudice ed ero a Marsala. Quindi tra il 93 e il 2000. Poi, però... Vabbè, d'accordo. Sì. L'episodio dello sfogo del dottor Borsellino, lei riesce a ricordare se lo riferì a suo marito prima del 19 luglio? Cioè, se fu una cosa che la colpì tanto che, seppure in quel momento, come dire, rimase... Senza ragionevolmente sì. Allora all'inizio io lo raccontai a mio marito, non, cioè come dire, c'è stata un'evoluzione anche, nel senso che all'inizio lo raccontai a mio marito come una sorta di preoccupazione, non esattamente come una cosa, chissà quale segreto c'è sotto, che non pensavo a nessun segreto, pensavo a qualcosa di personale che lo aveva molto turbato. E all'inizio io dissi a Dino, dico, ma guarda com'era Paolo strano, sconvolto, dico, pensa che si è messo a piangere. Quindi all'inizio fu un racconto più sui lati, sugli aspetti emotivi. E nel tempo che io a mio marito cominciai a dire, dico, ma chissà perché Paolo ci fece questo discorso, ma al primo momento era come l'impressione della vicenda sotto il lato emotivo, perché Paolo era veramente sconvolto. Che si mise a piangere, questo, sì. A proposito dell'interessamento del dottor Sinesio per l'indagine mafia appalti. Non era un interessamento, lui veniva lì, io pensavo che fosse una cosa istituzionale. Intendevo in questo senso. No. Non interessamento, cioè... No, interessamento nel senso io di io capivo che il dottore Borsellino gli chiedeva, diciamo, anche gli chiedeva delle cose su... delle informazioni più dettagliate su rapporti societari tra una società e l'altra, quindi un interessamento tecnico. Investigativo tecnico, sì. Ecco, a proposito di questo, lei sa se il dottor Sinesio ebbe in qualche modo relazioni per queste ragioni investigative con esponenti del ROS? Non ne ho idea, non lo so. Non ne ha idea. E l'unica cosa che lei nel merito ha percepito era il riferimento a Salamone, all'imprenditore. Salamone sicuramente, e poi il fatto se Paolo avesse ottenuto negli ultimi tempi dei risultati investigativi a carico di un personaggio agrigentino molto importante, che io non sapevo chi fosse. Va bene. Questa era la domanda. Presidente, io non ho altre domande, grazie. Sì.